Ciao a tutti burloni, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video vlog. Ragazzi, oggi sono qui per fare un video un pochino diverso dai soliti video di Minecraft, perché vi parlerò di un po' di cose di me, e in queste cose di me ce ne sarà una falsa che dovrete indovinare voi nei commenti. Per prima cosa, ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace, visto che me l'avete chiesto in tanti. Se superiamo i 1000 mi piace, nel prossimo Fuck You Tell Me vi farò vedere la mia camera, perché vabbè, è una promessa che vi avevo fatto un pochino di tempo fa. Ma non dilunghiamoci troppo e iniziamo subito col video. Ragazzi, dovete sapere che una delle mie bevande preferite è l'estate al limone, e ne ho uno anche qua per terra, bordello, cioè incredibile, guardate che bello, già tutto finito. E sì, questa qui è una delle mie bevande preferite, la berrei tutti i giorni, però fa male berla tutti i giorni perché sono tanti zuccheri. Seguo tantissimi sport, ragazzi, il mio preferito è il calcio, ma più o meno allo stesso livello, diciamo un pochino più in basso, ci metterei la Formula 1, la seguo sempre, e la mia scuderia preferita è la Ferrari, che seguo fin da quando sono bambino. Prima di questo canale YouTube, oltre ad avere il secondo canale, ovvero quello che avevo precedentemente, che mi avevano segnalato e non potevo più mettere miniature eccetera eccetera, ho avuto svariati canali nel quale ho provato ad emergere, e non so se li conto sulle dita delle mani questi canali. A scuola, ragazzi, alle superiori facevo teatro, un laboratorio teatrale organizzato dai miei prof di italiano, informatica e matematica. Ragazzi, era tipo un passatempo molto bello, perché tipo lo facevo una volta a settimana e mi divertivo con i miei amici ad andare appunto nel dopo scuola. Inoltre nel 2012 abbiamo vinto la rassegna nazionale di Serra San Quirico con il mio gruppo. Nei primi giorni di patente, ragazzi, mi è successa una cosa alquanto strana. Perché? Perché praticamente era forse il terzo giorno che avevo la patente, stavo uscendo da scuola dal retro, nella curva un pazzo mi è venuto incontro a tipo 40 km/h, dove lì si può andare a 20. Per schivarlo, essendo che lui aveva il SUV, ho dovuto virare contro un marciapiede che poi vabbè dava ai campi, quindi fortunatamente non c'era il muro, ma ho bucato una gomma al mio terzo giorno di patente. E sì, non è stata una bella esperienza. La mia prima console, ragazzi, è stato il GameCube della Nintendo. Credo sia stata la console con la quale ho passato più tempo, anche se qua ho ancora la 360 e sopra la videocamera ho la PS4. Ma con il GameCube ci ho passato veramente tantissimo tempo. Peraltro ai tempi si poteva collegare il Game Boy Advance ed SP con tipo Pokémon e giocarci sul GameCube in grandissimo, ed era la cosa più bella del mondo. Io e Alice l'anno scorso siamo stati assieme. Inoltre, ragazzi, amo tantissimo la tecnologia, soprattutto in ambito informatico, smartphone, tutte queste cose qui, i sistemi wifi bellissimi, tipo stragiganti. Comunque amo tutto questo mondo della tecnologia che si sta evolvendo sempre di più in quest'ultimo periodo. Quest'anno, dopo 3 mesi di università, ho deciso di lasciarla, perché forse ho scelto una facoltà che in realtà non mi piaceva più di tanto, e questa facoltà era ingegneria informatica. Uno dei miei sogni fin da quando sono piccolo è quello di andare a fare un viaggio con i miei genitori in Sud America, preferibilmente in Argentina o in Brasile. Il mio idolo è Zlatan Ibrahimovic, e credo che sia forse l'unico giocatore di calcio al quale mi sono legato tanto, anche quando ero andato in altre squadre che non erano appunto la mia squadra, ovvero l'Inter. Io e Marco, ragazzi, siamo fratelli. Gli youtuber che seguo da più tempo sono Justron e Surreal Power, che seguo veramente da tantissimo tempo, ed è diciamo un pochino lui che mi ha fatto avvicinare al mondo di Minecraft, ma tantissimi anni fa, con il primissimo canale e la serie con Brent. Sono scarsissimo nel PvP su Minecraft, ragazzi, credo che l'abbiate notato durante i miei video, e ho iniziato a riseguire Dani, che è appunto mio amico Dani46, e ho iniziato a seguire un altro youtuber, Fiamma, che mi piace moltissimo la sua parlata, diciamo. In terza superiore, ragazzi, sono stato bocciato perché ho dato più importanza al calcio piuttosto che alla scuola, ed è un errore che credo non rifarei, però non mi sono pentito di quello che ho fatto durante quell'anno, perché ho imparato moltissimo. Amo tantissimi Lego, ragazzi, e ho una vastissima collezione di appunto Lego, che purtroppo durante il cambiamento di camera, perché questa camera è quella che avete un po' d'anni fa, l'ho lasciata giù in garage. Adesso in questi giorni ho guardato con Eren su Amazon quanto costassero quelle edizioni che avevo, appunto avevo Lego Hogwarts, Lego Express, che è sempre il treno di Harry Potter, e ho visto che costano tantissimi soldi. Non vedo l'ora di riportarli su magari e di metterle qui, che voglio fare tipo una bella postazione per quando farò i vlog. Mi piacerebbe tantissimo avere un sito di PC nel quale faccio assemblaggi miei, perché mi piace veramente moltissimo assemblare PC. E là, ragazzi, non so se riuscite a vederla, se ve lo faccio vedere, là in basso, là, c'è il PC che ho assemblato ai miei genitori. È un PC che ho pagato veramente pochissimo,
Però mi è piaciuto tantissimo assemblarlo con un case che poi mi avevano anche regalato. Da piccolo amavo tantissimo il succo all'albicocca e la pesca. Poi ad un tratto, non so, a tipo a 12-13 anni, ho incominciato a farmi schifo. E ora ultimamente ho iniziato a berlo, ma non so, forse perché ne bevo talmente tanto che poi il mio corpo ha detto basta e quindi non l'ho più bevuto. Ho giocato a calcio fino a 2 anni fa. Poi ho deciso di smettere per la scuola perché andavo in quinta e comunque mi avrebbe tolto veramente moltissimo tempo, ma mi piacerebbe veramente riniziare a giocare, magari non più come portiere, forse sì, ma iniziare a giocare un pochino a livello così, un pochino a caso. Mi piacerebbe anche fare qualche video, qualche crossbar challenge come fanno ormai tutti gli youtuber, adesso è una cosa che è diventata un po' di moda, però ho sempre desiderato fare una crossbar challenge, sarebbe veramente bello portarvela sul canale. Ultimissima cosa, non ci crederete mai, ma questa qua vi assicuro che è vera, è che ragazzi, non mi piace la birra e credo che ho provato più di una volta a berla, ma non mi piace veramente, non riesco, boh, non so cosa dire, non mi piace e basta. Nel video, ragazzi, c'è una cosa falsa, ma chi lo sa, magari ho detto una cavolata anche adesso e ci potrebbe essere più di una cosa falsa, chi lo sa. Voi provate a dirlo nei commenti e nel prossimo video, nei prossimi video vi dirò qual era la cosa che appunto era non vera e vedremo chi l'ha indovinato. Però ragazzi, che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace ed un commento e se siete arrivati fino a qua di andare a scrivere sotto l'ultima foto di Instagram hashtag marci qualcosa, fate hashtag marci qualcosa e via. Quindi ragazzi, per questo è tutto, da Marci è tutto, bella.